oggi noi abbiamo un serio problema in Italia e in tutta Europa. I popoli sono soggetti, i popoli e i governi sono soggetti al potere delle lobby finanziarie. Tutte le nazioni europee hanno ceduto i loro debiti in moneta sovrana ad una moneta straniera, i debiti pubblici che dei quali tutti i giorni parliamo sono debiti impagabili. Noi non potremmo mai pagare, perché noi non abbiamo più il potere della stampa della moneta. Noi possiamo pagare in parte solo gli interessi ogni anno, 85 miliardi di euro, prelevandoli dalle tasche dei cittadini, prelevandolo dal lavoro dei cittadini. Questo è quanto. Questa è la dittatura delle lobby finanziarie che si è instaurata in Europa, che controlla gli stati europei, che controlla la nostra nazione. Ecco perché oggi ci dobbiamo spiegare perché tre governi, da quando è uscita, è esplosa questa crisi, perché siamo governati da tre presidenti del Consiglio che nessuno ha mai eletto, ma che ubbidiscono alle lobby finanziarie, ai diktat della Troica, del Fondo Monetario Internazionale e della BCE, quindi imponendoci delle cure che noi chiamiamo di austerità, che impoveriscono il paese, lo stanno distruggendo sotto il profilo industriale, economico e sociale, cosa che è più grave, e che sta provocando danni enormi proprio alla coesione sociale di tutti gli italiani. Il caso greco poi nel prossimo mese sicuramente ci darà degli ulteriori sviluppi, e vedremo anche noi come regolarci per il futuro. Bene, detto questo, mi sono dovuto interessare negli ultimi tre anni di profili molto delicati e quindi andare oltre quello che per la giurisprudenza sono una casistica di normalità. Quindi abbiamo, insieme a tante persone della nostra nazione, costituito il Comitato Popolare 580. Abbiamo deciso, dopo attenti studi, che l'istigazione al suicidio era un reato che possono compiere anche i politici e coloro che ci amministrano, perché in diritto penale per questa fattispecie è richiesto il dolo generico e non quello specifico, per cui anche le omissioni di un governo, di un amministratore, possono essere fatti da giudicare penalmente. Dal 2011, da quando è esplosa la crisi, i casi di suicidio sono stati tantissimi. Abbiamo avuto anche la scrittrice Tiziana Di Gravina, che con l'ufficio studi di Montecovello ha pubblicato questo libro, Omicidi di Stato, istigazione al suicidio, un dossier dettagliato di quanto sta avvenendo nel nostro paese. Voglio ringraziare il dottor Rainaud, perché la sua relazione, oltre a dare fiato a quello che noi abbiamo portato avanti, mi dà forza per continuare. Queste denunce, che sono migliaia in tutta Italia e che vedono interessate tutte le procure d'Italia, hanno un sostegno scientifico. Il dottor Rainaud è stato preciso, ha elencato tutta una serie di cause che possono portare l'individuo alla scelta di un estremo gesto. Ma più di questi ci sono i casi di suicidi non riusciti che testimoniano quello che noi in questi anni abbiamo denunciato. Lo Stato per istigazione al suicidio. E poiché lo Stato è un complesso di istituzioni organizzate, siccome noi siamo per la teoria della sovranità monetaria, per cui uno Stato non paga interessi passivi su un presunto debito pubblico, per cui non c'è la necessità di tassare in così grave percentuale i redditi dei cittadini, e non è il caso di esagerare nel numero delle tassazioni, dall'IMU, tutte, apro una parentesi, tutte
oltre l'IRPEF e l'IRPEG, che sono tasse costituzionalmente previste e prevedono che siano pagate in maniera progressiva rispetto al reddito che si produce, tutto il resto della tassazione è incostituzionale, perché va a colpire uniformemente tutte le categorie, tutti i cittadini, per un bene che posseggono, la casa per esempio o l'autovettura. Sono tutte tasse anticostituzionale. Ma perché uno Stato è così assatanato nei confronti dei suoi cittadini? Perché si hanno inventato il debito pubblico, ogni anno dobbiamo pagare le lobby finanziarie, dobbiamo dargli gli interessi passivi, ma lo sapete da quando siamo entrati nell'euro quanto abbiamo pagato a titolo di interessi passivi? Una cifra che si avvicina al miliardo di euro. In 12 anni abbiamo pagato, o meglio, il nostro debito pubblico è aumentato di oltre 1.000 miliardi a causa degli interessi passivi che paghiamo su un debito presunto. Lo Stato è sovrano, stampa la moneta e non paga interessi a chi che sia, che si chiamino banche o che si chiamino risparmiatori privati. Lo Stato garantisce con quella moneta sovrana i servizi che servono ai propri cittadini, alla collettività di cui parlava il dottor Maddalena. Non è possibile o concepibile che dobbiamo fare un ospedale, dobbiamo dare servizi ai nostri cittadini, costruire un tribunale, dare servizi di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza, noi dobbiamo chiedere in prestito i danari ai privati. È qualcosa di assurdo, giuridicamente incostituzionale, che va denunciato in tutte le sedi. La cosa più che purtroppo ci amareggia è che tutti i nostri parlamentari di tutto questo non ne parlano e preferiscono, in queste sale buie e grigie, perseguitare i cittadini che tutti i giorni vanno a lavorare per salvare le banche e le lobby finanziarie. A luglio, dopodiché passiamo all'altro argomento, a luglio lo Stato entra in Monte dei Paschi di Siena, dopo averlo sostenuto per aver bruciato migliaia di miliardi sui mercati della finanza creativa e altro ancora. Lo Stato, oltre ad aver prestato i propri soldi, cioè i nostri soldi, al Monte dei Paschi di Siena, e poiché il Monte dei Paschi non può restituire quelle somme, lo Stato entra in società col Monte dei Paschi di Siena. Questo provvedimento non è un provvedimento in favore dei cittadini. Il Monte dei Paschi di Siena va nazionalizzato e i danni che hanno provocato debbono essere pagati. Noi non possiamo pagare due volte, cioè noi andiamo a pagare le perdite degli azionisti. Male hanno fatto gli azionisti di questa banca a favorire intrighi e intrecci internazionali. Questa è la verità. Allora oggi tre governi, tre presidenti del Consiglio non nominati da nessuno, anzi nominati da parlamenti illegittimi, perché una legge è stata dichiarata incostituzionale, il Porcellum, dalla Corte Costituzionale a dicembre, che però nel voler salvare capre e cavoli ha stabilito pure che questo Parlamento potesse andare avanti, pur sapendo che ci sono 150 parlamentari che non potevano essere eletti. Quindi è un Parlamento illegittimo e tutto quello che sta facendo sono azioni illegittime. Da questa questione i nostri governanti non capiscono non vogliono capire che possono derivare migliaia di questioni giuridiche che le possono portare nei tribunali per rispondere di quello che hanno fatto. Purtroppo è così, ed io vedo la figura dell'avvocato come la figura di colui che principalmente difende la Costituzione, principalmente difende i diritti dei cittadini. Dopo c'è tutto i tribunali e quant'altro, però la difesa dei diritti è qualcosa che ci appartiene. Ed io mi rivolgo alla classe forense, a coloro i quali
e senza i quali non ci può essere nessuna causa, perché non c'è altra figura abilitata a difendere i diritti dei cittadini se non l'avvocato. Ecco per cui la crisi dell'avvocatura è crisi da difesa dei diritti. L'avvocatura deve capire che deve scendere tutte insieme a difendere la Costituzione, insieme alla magistratura, la magistratura buona, quella magistratura che deve aprire i processi per istigazione al suicidio, quella magistratura che deve aprire i processi contro Equitalia per usura, perché non è possibile. Non è possibile che una persona che non è riuscita a pagare 100 nel tempo dovrà pagare 300. Praticamente, lo diceva padre Quirino Salomone, non voglio appropriarmi di suoi pensieri, però ho esaminato la questione. Sono riusciti a creare la figura del debitore perpetuo, colui il quale non potrà più togliersi una lira di debito, a differenza che in passato non c'è più il povero, c'è il debitore perpetuo, perché se tu non hai pagato Equitalia, per esempio, ti fanno una rateizzazione a 120 rate, così che se tu muori, i tuoi figli dovranno pagare questa rateizzazione di Equitalia. Ed oggi purtroppo lo sappiamo, questa crisi ha spinto a chiudere diverse attività, la gente ha perso il posto di lavoro, si è trovata per forza in difficoltà, non può pagare questa marea di tasse. Ecco l'altra denuncia di massa, noi stiamo denunciando Equitalia, perché questo istituto di diritto pubblico, 51% Agenzia delle Entrate, 49% INPS, un istituto pubblico non può usurare i suoi cittadini. Questa istituzione va totalmente eliminata, perché quello che fa Equitalia lo può perfettamente fare Agenzia delle Entrate e INPS. Vabbè, e questo, abbiamo chiuso quest'altra parentesi. Ho presentato 40 pagine alla Procura Generale della Corte dei Conti di Roma un anno fa, perché si proceda e che il fascicolo venga mandato alle procure della Repubblica nei confronti di tutti i politici per i danni che ci hanno provocato in questi anni, per aver amministrato malamente, per aver svenduto il paese alle potenze straniere. Allora, avvocati e magistrati hanno la palla in mano. Sono loro che possono salvare il paese, perché altrimenti ci sono rischi di derive violente e autoritarie. Mi dispiace dirlo, ma è così. Non è possibile che un Parlamento, anche se illegittimo secondo il mio parere, si riunisca solo la maggioranza per modificare la Costituzione, in violazione dell'articolo 139, perché la forma repubblicana del nostro Stato non può essere cambiata, e togliere il Senato, abolirlo anche nel modo assurdo in cui lo vogliono fare, per far restare una sola Camera, è violazione del 139. La modifica della forma parlamentare di questo Paese è soggetta a nuova assemblea costituente, non può essere né programmata da un Parlamento illegittimo, né tantomeno non coinvolgere le forze di opposizione. Ecco la deriva autoritaria, la deriva di un governo, di un Parlamento che non risponde più ai suoi cittadini, ma risponde a delle forze a noi sconosciute, che genericamente chiamiamo forze massoniche o lobby finanziari. Bene. Tutto questo mi introduce un altro discorso. Purtroppo sono dovuto passare dalla difesa dei diritti civili, sono dovuto passare immediatamente, perché in Basilicata c'è stato lo sblocco Italia, il dottor Maddalena conosce questa legge e sa che la nostra regione, la regione d'Italia, una delle più belle, insieme a parte della Campania, avendo la sfortuna di avere sotto il suo sottosuolo il più grande giacimento di petrolio su terraferma di tutta Europa, è oggetto di una situazione delicatissima che dovremo affrontare anche i problemi di geopolitica, lo scontro Russia-Stati Uniti e quant'altro. Ma mi limito semplicemente a dire questo.
La mia regione già due anni fa, nel 2012, aveva subito col decreto Passera una imposizione, che era quella di togliergli l'intesa in caso di autorizzazione a ricerca e introspezione oppure a estrazione del petrolio. La Corte Costituzionale, per fortuna, dichiarò incostituzionale questo articolo, l'articolo 61 del decreto Passera, per cui il pericolo era passato, cioè che le decisioni rispetto a un territorio, la regione Basilicata in questo caso, passassero direttamente al Presidente del Consiglio, quindi al Governo. Avevamo scampato il pericolo, ma questioni di geopolitica, secondo me, lo scontro Russia-America per la questione Ucraina e la questione Crimea, ha portato l'Europa a imporre al governo Renzi la necessità di estrarre tutto il petrolio possibile dalle nostre viscere, dalle viscere italiane, perché ci potremmo trovare in una situazione di crisi energetica. Molti non lo sapranno, ma noi siamo importatori del 25% solo del petrolio dalla Russia. Ecco per cui questa necessità di fare promulgare uno sblocco Italia, una legge che viola la Costituzione, l'articolo 117 della Costituzione ed altri ancora, ed altri articoli, ma che in particolare cerca di spostare i poteri rispetto all'autorizzazione a estrarlo o a fare ricerca direttamente a Roma, senza più avere l'intesa con la regione interessata. Perché tutta questa fretta? È la stessa fretta che spinge Renzi a modificare la Costituzione, a modificare l'articolo che ci vieta di partecipare alle guerre, che noi siamo un popolo pacifico e non possiamo aggredire la Libia direttamente. Dobbiamo essere aggrediti noi, invece l'abbiamo già fatto nel 2011 col governo Berlusconi. Dopo aver ricevuto Gheddafi 3 mesi prima qua in Italia, abbiamo dovuto obtorto collo purtroppo intervenire in una guerra che lo ha visto perdente e che comunque ha provocato una serie di disastri nel Nord Africa che oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Ecco, allora lo sblocco Italia che cos'è? È la fretta, anche violando la Costituzione, il governo elimina i territori dalle decisioni, elimina le regioni, dice ai comuni: voi non contate più niente, perché una dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dei lavori diventa variante ai vostri piani regolatori. Voi non contate più niente, la regione non potrà più dare alcuna intesa se non in un consesso un po' più generale che è la conferenza Stato-Regioni, e in questa conferenza, laddove non si raggiungesse l'intesa, comunque il MISE darà l'autorizzazione, un atto concessorio unico, perché per 30 anni, i primi 12 anni per la ricerca e gli altri 18 per l'estrazione, bloccherà i territori che vengono individuati come possibili territori dove estrarre e quindi fare i pozzi petroliferi. Ma perché la Basilicata si oppone? Perché in questi anni noi già dal 1997 l'ENI estrae in Basilicata senza controlli, senza nessun controllo. Dopo 14 anni delle analisi scoprono che i reflui risultante dalle estrazioni petrolifere portate in un centro per essere trattate contenevano acqua radioattiva, ma solo dopo 14 anni. La nostra regione che ha fatto? Ha fatto un divieto di portare quei reflui a Tecnoparco, stesso in Basilicata, un'altra zona ad alta intensità di inquinamento, però dove vanno a finire? Ha detto di no in Basilicata, ma sicuramente vengono a finire in Campania, in Abruzzo, in qualche altro centro. E quindi quell'acqua radioattiva che non si può eliminare purtroppo e non si può nemmeno trattare, da qualche parte arriverà.
e andrà a inquinare altri territori. Allora, se noi siamo un lembo di terra piccolissima, abitata da 500.000 abitanti, non è una grande regione, per cui abbiamo dei focolai di inquinamento, dottor Maddalena, che partono dai termovalorizzatori di Fenice verso Lavello, il deposito di uranio a Litrec, abbiamo questi centri dove trattano i risultati dell'inquinamento, abbiamo Sider Potenza, una mini Ilva, abbiamo dei fosfogesti depositati a Tito in prossimità di Potenza, cioè siamo una piccola regione invasa dall'inquinamento delle multinazionali. E che cosa si inventano? La macro regione, ovvero la divisione della nostra regione, provincia di Matera e provincia di Potenza, una alla Calabria, una provincia alla Calabria e l'altra provincia alla Puglia. Perché? Perché diluire un territorio e una popolazione in una macro regione? Perché? Perché una volta che cancellano l'identità di un popolo, il popolo non reagisce più e loro avranno mano libera per poter estrarre e inquinare quel lembo di terra che è molto bello, che è vocato al turismo, all'agricoltura e quindi a dare salute alle persone, come dice il dottor Rainò. Ecco, in questo senso il Comitato Popolo Sovrano ci è stato vicinissimo in questa grande battaglia, che non abbiamo di fatto vinto, perché la nostra regione è l'unica regione che non ha fatto il ricorso alla Corte Costituzionale. Ma noi stiamo attendendo che il MISE dia delle autorizzazioni, perché in sede di ricorso al TAR noi come cittadini potremmo in quel momento sollevare l'eccezione incidentalmente. D'accordo col professor Paolo Maddalena. Perfetto. E là ci servirà tutta la sua esperienza e tutta la sua buona volontà. Ecco, allora in questo senso noi siamo convinti che la Repubblica è una e indissolubile, ma che le regioni volute dalla Costituzione, l'assetto repubblicano dello Stato italiano, si vede anche in questo. Con le province non potevano essere eliminate se non con un disegno di riforma costituzionale che si sono inventate. Sono riuscite a toglierci il voto, che è costituzionalmente garantito, e io credo che prima o poi nasceranno anche altre cause su questo fronte. Cioè io non posso votare, ma l'ente là vivo e vegeto, che spende i soldi che volevano risparmiare e che invece continuano a spendere. E gli organismi vengono nominati da chi? Dalla politica. La stessa questione vogliono fare con il Senato della Repubblica. Non lo aboliscono, tolgono il voto ai cittadini per poter eleggere i loro rappresentanti. E il disegno si completa con l'Italicum, una legge che ricalca il Porcellum già dichiarato incostituzionale e che però prevede che la possibilità per molte centinaia di parlamentari di essere eletti senza nemmeno che li conosciamo. Ecco dov'è il disegno autoritario, che noi dobbiamo sconfiggere e che già da oggi noi cerchiamo di sconfiggere. Ma sicuramente se questa riforma costituzionale passerà, noi il giorno dopo saremo in mezzo alle strade a spiegare, a dire ai cittadini che cosa è accaduto. Grazie Antonio. Grazie a voi.